Ciao a tutti, stesso giorno che ho registrato il video in collaborazione con Wish, ma visto che ci sono, visto che ho il tempo, ne approfitto a registrare un altro video Wish. Io inizierei più che altro da questo anellino qua che ho sul pollice. Questo anellino lo devo togliere, ecco, lo tengo sul pollice perché l'ho ordinato troppo grande, io con le misure degli anelli non ci azzecco. E è bellino, molto carino, molto carino, ha la pietruzza simile opale, ci sono dentro delle scagliette di tipo Angelina Film, no, quella roba lì tutta luccicosa, non lo so, e ci sono due strass ai lati e io lo tengo proprio sul pollice perché alla fine è dove mi va bene, perché in altre dita non mi può andare, è troppo grande e mi va bene sia su questo pollice che su questo. Su questo è un po' più giusto, qua è un pochino stretto perché ho il pollice un po' più grosso, ho l'osso un po' più grosso qui e quindi fa un po' più fatica, ecco, però da lì non se ne va. Questo non c'è pericolo che scappi. Ho tutto scritto sui foglietti. Questo anello 925 argento opale, 1 euro. La misura è la 7 e il colore bianco. Ho preso dei teli decorativi, uno di questi due teli lo state vedendo in questo momento dietro di me ed è questo telo con le piume. Non so dirvi quale sia la misura perché c'è la misura 32 e la misura 16. Non so quale sia questo qua dietro, comunque questo qua dietro è costato 9 euro, ne ho preso un altro sempre a 9 euro. Sono grandi 150x150 cm e vi faccio vedere l'altro. L'altro è così, tutto aperto, risulta un mandala, ecco. Però è su questa tonalità qui, quindi è azzurrino, rosa, molto chiaro, molto così, vedo non vedo, ecco. Poi ho comprato due tagliapasta e sono a forma di gatto, come la maglia di oggi, ai maquette, è sempre di Wish anche questa, non so se avete visto il video, comunque c'è. E ho preso questi due tagliapasta e sono costati 95 centesimi, ho preso colore argento e si sente che sono proprio di metallo. Non li ho ancora lavati e usati, ma cioè io vorrei fare tanti biscottini con questa forma. Ho preso una canotta top, c'è scritto proprio canotta top su Wish, misura M, colore blu chiaro, a 4,25 euro ed è questa, eccola qua. Ve la faccio vedere indossata perché sennò non capite niente. Sul retro ha anche un'apertura lungo la schiena. E per fortuna ho preso una M perché se avessi preso la S non mi sarebbe andata bene per quanto riguarda i fianchi, quindi per quanto riguarda la parte finale, la parte sotto inferiore della canotta, perché io ho i fianchi larghi e quindi a voi magari non sembrerà, però questa ci serve tutta e è un po' larga però per il resto. Quindi sui fianchi è giusta la M, per il resto del corpo invece è un pochino grande. Comunque è bellissimo questo colore, mi piace tantissimo e consigliatissima anche questa per l'estate, va benissimo, è leggera, non ha cuciture brutte, è cucita bene, stranamente cucita bene. Infatti la addocchiavo da un po' questa canotta e anche adesso ogni volta che vado nell'applicazione mi compare. Perché? Perché io l'ho cercata tanto e quindi adesso Wish mi dà sempre questa. Allora, vi ricordate che in un video Wish io vi ho fatto vedere il portafogli, il taccuino olografico, quindi con quell'effetto arcobaleno, ecco. In abbinato io avevo preso anche una pochette, una borsa a mano, ed è questa qui. Allora, così è il dritto. Purtroppo però queste cose si rovinano molto presto, cioè si rovinano, basta guardarle, sono già rovinate. Tipo la cover, ce l'ho sul telefono, è completamente rovinata, non ve la consiglio. Se nel video che ve l'ho fatta vedere vi ho detto ve la consiglio, assolutamente cancellate tutto, rimuovete, non ve la consiglio perché si è rovinata completamente. Quindi non ha più quell'effetto olografico come la pochette e ha anche l'accetto per essere portata a mano. Qui vedete il segno dell'accetto perché era così e si era incollato, ma veramente incollato.
l'ho dovuto staccare, è rimasto tutto il segno, quindi si è anche già rovinata. Queste cose qua io le ho prese per quando andrò al mare, semplicemente per avere qualcosa di diverso al mare, niente di più. Qua da me non credo le utilizzerò. Si chiude con una cerniera, ecco qua, e all'interno è davvero semplice, niente di che. Ha una taschina con la cerniera, forse voi non la vedete, comunque la classica taschina con la cerniera all'interno e basta. Non è rotta all'interno, cosa importante. Vi ricordate quella borsa che era rotta? Ecco, questa qui è tutta integra come fodera, questa è la cinturina, la cernierina della taschina interna, quindi è tutta integra. Questa l'ho pagata 5 euro. Ho preso anche questi pantaloni che però non assolutamente non mi vanno bene, sembrano da bambina. Non ho sbagliato a ordinare, perché non ho sbagliato a ordinare, ma questi sono da bambina, perché questi non mi, cioè mi arrivano, il cavallo mi arriva a metà coscia, quindi vuol dire che non sono della mia taglia. Cioè, ma se anche fossero, guardate, sono grandi giusti, per me sono grandi giusti, solo che il cavallo mi arriva a metà coscia, quindi, cioè, no, anche no, cioè, non lo so, sono fatti un po' come sono fatti. Sono i classici leggings, questi li chiamiamo leggings perché sono trasparenti, Sì, sono decisamente trasparenti e quindi questi qua non mi vanno bene, non so dirvi il prezzo perché non ce l'ho, non l'ho scritto sul foglio, quindi bene. Ultimi due articoli che vi faccio vedere sono dei paio di scarpe. Il primo paio che vi faccio vedere è questo, sono scarpe da corsa o da camminata. Io vi dico che da quando ho iniziato a usare queste scarpe qui per camminare non ho più avuto male ai muscoli delle gambe. Quindi veramente vuol dire che queste hanno la suola veramente morbida, guardate, hanno la suola veramente morbida che aiuta la camminata. Se la suola è troppo rigida i muscoli ne risentono tantissimo, non solo i muscoli. Bisogna stare attenti a scegliere le scarpe giuste per camminare e l'ho imparato. Plantare all'interno è dritto come tutte le scarpe cinesi. Come misura io ho ordinato un 38, solo che mi sono grandi effettivamente, ma non c'era un 37 e mezzo, mi serviva quella mezza misura in meno, solo che non c'era e quindi niente, mi sono tenuta al 38, le ho usate lo stesso, però sì, sono effettivamente un po' grandine per i miei piedi, però vabbè dai, sono già consumate sotto, ma non si può pretendere niente perché sono scarpe cinesi e durano quello che durano. Io le ho prese proprio consapevole di questa cosa e sono costate 7,65 euro. L'ultimo paio di scarpe invece ve l'ho fatto vedere su Instagram, sono tipo le mie Nike Air Max e sono costate 15 euro queste, colore fucsia che è un rosso rosa, la misura US 7, era il numero 7 che sarebbe l'europea 38, però queste scarpe numero 38 sono giuste per i miei piedi e le altre invece sono grandi, non lo so, dipende molto dalle scarpe, ecco. Queste le ho utilizzate, quindi sotto sono un po' sporche, queste le ho usate tanto, le sto usando tantissimo, mi piacciono molto, guardate la linea è come le Nike, il plantare all'interno non è come quello delle Nike, però il piede si adatta molto bene. E beh, sono veramente contenta di queste scarpe perché assomigliano veramente a quelle e non mi danno problemi di vesciche, nessun problema, sono morbide anche queste a camminare, sono comode e io non mi aspettavo neanche di queste, come vi ho detto di quella borsa che avevo comprato, che sto usando tuttora, non mi sarei mai aspettata una qualità del genere da delle scarpe prese da Wish, quindi dalle scarpe cinesi. Bellissime, le ho lavate già 2 o 3 volte, sì, le ho già lavate diverse volte e belle, sono veramente molto contenta. E niente, questi sono gli acquisti, ho anche altre cosine ma aspetto a farvele vedere più che altro perché volevo accumulare qualcos'altro. E nient'altro, per questo video è tutto, lasciate un like se vi è piaciuto, condividete, iscrivetevi al canale se non siete iscritti e se volete altri video del genere, e arriveranno. E cos'altro volevo dirvi?
che Wish è scaricabile su tutti i cellulari, è un'applicazione, si possono fare acquisti tramite applicazione e tramite PC, quindi anche un sito web. Io sono molto comoda a acquistare da applicazione, il Wish la uso da 2-3 anni, non mi ricordo, quindi veramente sono una veterana di Wish e mi trovo bene. Sì, vabbè, ogni tanto c'è qualche ritardo, ogni tanto magari non arriva l'articolo, ma il servizio clienti è ottimo e vieni rimborsato. Ogni tanto magari arriva la cosa sbagliata, ma chi se ne frega, sono cose che capitano comunque. Non ho altro da aggiungere, vi ringrazio per essere stati qua con me e ci vediamo in un altro video come sempre. Ciao! Thank you.